Un incontro importante qui a Termoli per parlare di cosa? Un incontro importante per parlare di ordine pubblico per il periodo della stagione estiva. È un'esperienza che abbiamo consolidato nel 2017, abbiamo ripetuto nel 2018 e anche nel 2019. L'obiettivo ovviamente è quello di trattare direttamente sul territorio tematiche importanti come quelle appunto dell'ordine pubblico durante la stagione estiva e quindi confrontarsi direttamente con i sindaci rivieraschi. È fondamentale un coordinamento tra le varie forze in un territorio dove la popolazione in estate arriva a triplicare? Ovviamente sì, è fondamentale e proprio per questo siamo qui a Termoli, cioè proprio sul territorio per confrontarci con i sindaci e per attuare un coordinamento che sia il più efficace ed efficiente possibile. Quali saranno le priorità? Le priorità sono ovviamente quelle del controllo del territorio, delle manifestazioni che ovviamente verranno fatte durante il periodo estivo e della sicurezza delle spiagge. Quali le criticità che in questi anni si sono riscontrate? Le criticità sono quelle tipiche delle località ovviamente che si trovano sul mare e quindi l'ambulantato abusivo e tutto ciò che intorno a questi territori ruota. Anche le manifestazioni che ovviamente durante il periodo estivo aumentano e anche l'aumento della popolazione e tutto quello che intorno a questo gira. Prevedete un incremento nel numero delle forze dell'ordine sul territorio? Ovviamente è previsto anche un incremento del numero delle forze dell'ordine sul territorio, ci sono anche i posti provvisori, come dire, aperti per il periodo estivo e quindi la finalità è proprio quella di organizzarci in prospettiva.